Buonasera a tutti e grazie di essere con noi questa sera al primo evento virtuale del ciclo Le Table Ronde de la Chambre. Quindi prima, sperando insomma, di poter tornare presto a rivederci tutti insieme, io ringrazio i nostri ospiti che hanno accettato di essere qui con noi questa sera, quindi la dottoressa Maria Paola Chiesi, il dottor Fabrizio Gavelli, il dottor Stéphane Broquer e il dottor Gianluca Cremonesi. Ringrazio in particolare Caterina Tonini, CEO di Avaspiar, che ci segue su tante iniziative ormai da tempo, quindi grazie mille Caterina per il sostegno e grazie per aver accettato questa sera di moderare questa tavola rotonda. Quindi lascio a te la parola, Caterina. Eccoci qua, grazie Greta e buona serata a tutti, benvenuti. Allora, oggi parleremo di salute in una maniera un po' differente, nel senso che ripartiamo dalla salute. L'idea è quella di chiedere delle aziende di riferimento di questo settore di raccontarci la loro esperienza in questo momento molto difficile che abbiamo e che stiamo vivendo, per andare a guardare al futuro. E lo facciamo proprio con un settore che in questo momento, in particolar modo, è stato sotto i riflettori, non solo dell'Italia, ma del mondo interno. Quindi un'industria, quella del farma, che nel corso degli ultimi mesi ha avuto un enorme ruolo per ciascuno di noi, per i cittadini, perché è stato attraverso la loro attività, la loro missione, coloro che hanno promosso delle iniziative concrete per rispondere all'emergenza sanitaria, ma anche mettendo in campo in modo quanto mai concreto la loro purpose aziendale. Ed è all'interno di questo contesto che le aziende del settore si sono avvicinate in maniera sempre più rilevante con il consumatore finale, con il cittadino, e hanno dato vita ad una nuova relazione molto forte, tanto che la reputazione di queste aziende è cresciuta enormemente in questo periodo, e quindi è cresciuta in maniera esponenziale, quindi dando a queste aziende un grande credito e una grande responsabilità nel futuro, ovviamente. Quindi vi farò vedere alcuni dati prima di iniziare, ma prima ovviamente di queste chart vorrei introdurre i miei compagni di viaggio, come diceva ovviamente prima Greta. La dottoressa Chiesi, che è Shared Values e Sustainability Director del gruppo Chiesi Farmaceutici, Stéphane Broquer, che è presidente e amministratore delegato di Ipsen, che è un'azienda che mette a disposizione dei pazienti prodotti in oncologia, neuroscienze e così via, il dottor Gavelli, che è General Manager per quanto riguarda l'ambito nutrizionale per il South Europe di Danone e per quanto riguarda l'Italia di Mellina anche, che è un'azienda specializzata in alimenti per l'infanzia e di Nutricia, e Gianluca Cremonesi, che è il presidente di Early Kid Italia, che ovviamente si occupano di ossigeno e non solo. Poi ci racconterà poi nel dettaglio la loro responsabilità, il loro ruolo in questo momento. Come vi ho accennato in precedenza, io vorrei partire da alcune evidenze che ho tratto da un'analisi fatta da Reputation Institute. Perché? Perché credo che quanto mai in questo momento le aziende siano state chiamate a sostenere in maniera concreta l'impegno nei confronti della società e quindi a sostenere con azioni realmente efficienti ed efficaci la loro reputazione. Quindi chiedo gentilmente di proiettare poche slide che ho preparato per voi. Allora, se guardiamo la prima slide, vedete come in questo periodo di lockdown, di Covid, la reputazione è cresciuta tantissimo di queste aziende. Nella prima linea, quella in basso, rappresentano la media delle aziende italiane. Nella fascia superiore sono le aziende proprio del pharma. Quindi, come potete vedere, c'è stato un incremento fortissimo di reputazione in un settore, quello dell'industria, che onestamente negli anni passati non ha mai avuto un grande trend positivo in reputazione. Questo perché la vicinanza di queste aziende con azioni concrete che andavano al di là della fornitura di un prodotto, di un servizio, ha fatto sì che il cittadino in un momento di difficoltà le sentisse particolarmente vicine. Ecco qua un grande debito, un grande credito anche che le aziende farma hanno per guardare il futuro. Se passiamo alla chart successiva,
Vedete proprio come i driver della reputazione sono cambiati tantissimo. Adesso faccio una piccola premessa. La reputazione di imprese è fatta da tutta una serie di indicatori che la compongono. Alcuni indicatori che valorizzano aspetti, asset tangibili e intangibili. Quello che è importantissimo è vedere come in questo periodo di emergenza uno degli asset più importanti, che era quello del prodotto e del servizio, che non è mai sceso in maniera significativa negli anni precedenti, a partire dal mese di marzo è sceso pesantemente, quindi parliamo di 17 punti rispetto ai 21 che aveva, a favore invece di altri elementi che sono ovviamente elementi che hanno portato le aziende ad avere a testimonianza, a testimoniare un po' più impegno su quelli che sono gli aspetti di citizenship, di leadership e di relazione con i propri dipendenti. Quindi tutti quegli aspetti intangibili, valoriali, che hanno avvicinato in questo momento le aziende ancor di più con il cittadino in un momento di grande difficoltà, quando il cittadino ha avuto bisogno di ricevere da alcuni attori di riferimento un punto di vista di conforto e di supporto sicuramente molto forte. Se procediamo, qui vedete cinque elementi, li abbiamo idealmente inseriti all'interno di una ricetta, quelli che sono ovviamente gli elementi che sono emersi con maggiore forza nella comunicazione della salute in questa fase, quello che abbiamo imparato e che lasciamo poi come punto di discussione nella seconda parte del nostro incontro. Quindi una comunicazione corporate istituzionale per valorizzare l'impegno e la responsabilità nel supportare l'ecosistema salute. Questo è un aspetto importantissimo. Un discorso di più trasparenza e di maggiore chiarezza è stato fatto ed è la richiesta che il cittadino fa con grande forza. Più rilevanza e tempestività nella reazione, qualità e velocità. Qui tratteremo con alcuni dei nostri ospiti questo tema di velocità e di semplificazione anche di tutti gli aspetti procedurali e burocratici che abbiamo imparato possono essere invece molto negativi nell'efficienza. Empatia e legame emotivo sono quello che l'utente finale, lo stakeholder, sta chiedendo, perché deve affrontare un periodo molto difficile di ripresa, di riconsiderazione di una dimensione più normale, se possiamo usare questo termine, rispetto ad un periodo di isolamento, e una maggiore multimedialità e divulgazione scientifica alla portata di tutti. Ecco, i nostri ospiti hanno fatto molto di tutto questo nel periodo di lockdown e possono essere quel punto di osservazione per raccontarci come ripartire da qua in poi. Ecco, allora io direi che lascerei la prima parola ovviamente a loro per un primo giro di tavolo, nel quale vorrei che ci raccontassero un po' la propria esperienza, l'esperienza che hanno fatto in questo periodo, e vorrei chiedere prima di tutto alla dottoressa Chiesi di una sua testimonianza. L'azienda Chiesi è un gruppo di riferimento per di eccellenza nazionale e internazionale di un'azienda che ha fatto proprio un comportamento etico all'interno del business, quindi un aspetto estremamente integrato che unisce quello che è un grande gruppo farmaceutico internazionale con quelle che sono delle pratiche che gli hanno portato ad ottenere una certificazione di B Corp, che è un riconoscimento altissimo per gli standard sociali ed ambientali. Quindi in questa prima chiacchierata chiederei a Teresa Chiesi di raccontarci come un gruppo che si è sempre contraddistinto per un commitment strategico e personale, in questa rinnovata coscienza etica, come può un'azienda raccontarci che cosa ha fatto di diverso o di uguale in questo periodo di difficoltà, di emergenza sanitaria, legando quelli che sono i principi di business con il supporto ai pazienti, protezione del nostro ambiente, del nostro pianeta, soprattutto durante un momento realmente di emergenza. Ecco, mi piacerebbe, dottoressa Chiesi, sentire una sua testimonianza, un suo racconto diretto. Buonasera, grazie per questa occasione, questa opportunità. Ringrazio tutti quelli che si sono collegati e gli organizzatori per avermi invitato. L'azienda Chiesi aveva durante l'emergenza Covid tre grosse preoccupazioni.
La prima era di continuare a fornire i farmaci ai nostri pazienti. Questa azienda è un'azienda impegnata soprattutto nella cura della salute respiratoria, ma anche di malattie specialistiche, malattie rare e farmaci destinati alla cura dei bimbi nati prematuri. Quindi alcuni di questi farmaci sono farmaci salvavita che non si poteva in nessun modo pensare che venissero a mancare ai nostri pazienti. Quindi la prima preoccupazione è stata quella di mantenere la continuità della produzione, garantire la continuità della produzione in maniera tale che i pazienti potessero continuare ad avere accesso ai farmaci. Naturalmente viene di conseguenza la seconda grossa preoccupazione, cioè quella di proteggere i nostri dipendenti, le persone che nonostante il Covid erano continuamente al lavoro per poter appunto garantire la continuità di fornitura dei farmaci, in particolare dei farmaci salvavita. La maggior parte dei dipendenti in ufficio sono stati, a loro è stato permesso ovviamente, è stato esteso lo smart working, quindi eravamo già molto attrezzati per lo smart working, avendo già deciso da tempo di ridurre per esempio i nostri viaggi, quindi lo smart working già esisteva in azienda, già esisteva un sistema che permetteva le videoconferenze molto efficiente in maniera appunto da ridurre i viaggi, che è venuto si è reso estremamente utile durante l'emergenza Covid. Insieme allo smart working, per i lavoratori invece che dovevano recarsi, che erano considerati necessari, quindi si sono continuamente recati sui siti produttivi piuttosto che nei laboratori di ricerca e sviluppo, protocolli di igiene e distanziamento tali da garantire l'assoluta incolumità appunto dei dipendenti. La terza preoccupazione era quella di dare un immediato sostegno alla comunità attorno a noi, affinché potesse affrontare l'emergenza nella maniera più efficace e più veloce possibile. Quindi abbiamo stanziato un fondo che complessivamente fra il quartier generale e le filiali ammontava 9 milioni di euro per poter rifornire velocissimamente gli ospedali di dispositivi di protezione individuale, respiratori, ventilatori e qualsiasi cosa fosse necessaria in quel momento agli ospedali. Allo stesso tempo abbiamo attivato e potenziato dei servizi che avevamo già creato di sostegno nella comunità alle popolazioni più vulnerabili, in particolare le popolazioni anziane che specialmente le persone che non hanno una famiglia che li assiste, che si sono ritrovate completamente isolate. Quindi questi servizi che potevano permettere attraverso dei meravigliosi volontari che si sono resi disponibili, potevano quindi accedere ancora alla spesa piuttosto che al reperimento dei farmaci in farmacia, eccetera. Queste sono state le nostre grosse preoccupazioni per le quali ci siamo mossi istantaneamente. Grazie, dottoressa Chiesi. Poi le chiederò come tutto questo ha sedimentato in una nuova consapevolezza o una rinnovata consapevolezza del vostro ruolo come azienda a livello di società, perché so che fate tantissime cose che non nascono da questa emergenza, quindi nella seconda parte le chiederò questo. Uno degli aspetti che maggiormente è stato a livello ovviamente di informazione è stato proprio quello dell'emergenza legata alla necessità di una terapia di ossigeno, quindi un tema veramente molto molto forte. Quindi di questo io vorrei chiedere al dottor Gianluca Cremonesi, che è il presidente di Early Kid. Loro si occupano ovviamente di temi legati alla fornitura di gas, di tecnologie e servizi della sanità. La prima cosa che le vorrei chiedere:
ci racconta un po', Torquemenesi, tecnicamente, che cosa voleva dire essere pronti ed essere efficienti nel fornire ossigenoterapia in questo momento di crisi? Perché voi siete stati sul campo, siete state una delle prime linee nella gestione di questa emergenza e non credo senza pochi problemi da un punto di vista organizzativo e anche burocratico. Quindi mi piacerebbe proprio che lei raccontasse ai nostri ospiti, a tutti noi, tecnicamente che cosa è avvenuto, dandoci qualche esempio, chiarendo tutto quello che magari abbiamo ascoltato e non compreso fino in fondo. Sì, beh, io avevo preparato una presentazione, allora innanzitutto buongiorno a tutti, avevo preparato qualche slide per darvi un po' il senso e la dimensione di questo mondo e di questo fenomeno. Allora chiederei, per andare a cercare di dare una risposta a questa domanda, di andare sulla slide numero 4 rapidamente. La slide numero 4, ci sono due slide che illustrano più o meno come funziona l'erogazione dell'ossigeno, che è un farmaco salvavita, nel caso di una malattia Covid o comunque di una insufficienza respiratoria. Noi dobbiamo distinguere un po' i due mondi, il mondo ospedaliero e il mondo domiciliare. Noi facciamo servizio sia in un caso che nell'altro. Il mondo dell'ospedale normalmente eroga ossigeno ai pazienti che siano in corsia, che siano in sala operatoria o in terapia intensiva attraverso un sistema che è costituito, come vedete sulla destra, da dei serbatoi che contengono l'ossigeno liquido, cioè a meno 190 gradi circa, che quindi quando viene richiesto fanno diventare gassoso l'ossigeno liquido e viene distribuito nei reparti, in terapia intensiva o comunque all'interno dell'ospedale, nelle sale operatorie, attraverso una rete di tubazioni. Tubazioni che chiunque di voi andati in un ospedale ha visto a bordo letto sono rappresentate dal pannello che io ho indicato col quadratino rosso al centro della fotografia, dove voi sicuramente avrete visto un attacco con scritto ossigeno. Normalmente i dispositivi bordo letto dei pazienti vengono attaccati direttamente a questa rete di tubazione all'interno dell'ospedale che porta l'ossigeno appunto a bordo letto. Poi l'ossigeno viene erogato attraverso dei dispositivi che sono normalmente delle maschere e una maschera con una piccola riserva che vedete in quel palloncino sotto la maschera che consentono di mediare tra l'erogazione dell'impianto e il respiro dell'uomo. Nel caso di terapia intensiva, quando il paziente è in una condizione abbastanza complessa e viene sedato, c'è una macchina che nel gergo voi avete sentito denominare ventilatore, che in effetti è una macchina che soffia il gas, l'ossigeno, in questo caso il gas, l'aria arricchita di ossigeno, nei polmoni del paziente che, essendo sedato, non riesce a respirare normalmente. Allora, questo è il mondo degli ospedali. Poi vedremo cosa ha significato in questa emergenza dal punto di vista ospedaliero. Il secondo modo di erogazione, se andiamo alla slide successiva, è quello che noi chiamiamo domiciliare. Io sono sicuro che molti di voi hanno visto qualche paziente che ha una insufficienza respiratoria girare con delle bombolette o dei piccoli dispositivi a tracolla se purtroppo qualcuno ha avuto questa esperienza, a casa a essere dotati di quei bidoncini che voi vedete in alto sulla destra che contengono ossigeno liquido. Anche in questo caso l'erogazione domiciliare è fatta o tramite questi dispositivi che vedete in alto a destra, che hanno un'autonomia in una condizione normale di una settimana, 5-10 giorni, a seconda del dosaggio di ossigeno che deve essere dato al paziente, oppure nei casi più leggeri o per usi estemporanei viene erogata lo stesso prodotto, cioè sempre ossigeno, attraverso delle bombole. Qui ho messo una fotografia, ce ne sono di varie foggia, tipologia a disposizione dei pazienti. Questo mondo, cioè l'assistenza domiciliare, è gestito in generale dalla rete delle ATS, della rete territoriale o delle farmacie o dei medici di base,
attraverso una prescrizione medica. Normalmente il medico di base dice: hai bisogno di questa terapia, prescrive un insieme di dispositivi, il paziente va in farmacia dove preferisce, normalmente nel proprio paese, e normalmente la farmacia ha un contratto di approvvigionamento attraverso una delle società del settore e quindi fornisce la bombola o il bidone o il dispositivo di liquido del caso. Cioè, questo cosa vuol dire? Che ogni singola regione, dopo aver fatto, regione inteso come provincia, dopo aver fatto una gara d'appalto, aver assegnato il servizio a una società, poi i prodotti e i servizi vengono erogati in maniera esclusiva per il periodo di tempo da quella società. Perché racconto questo dettaglio della fornitura? Perché, se passiamo alla slide successiva, cosa è successo quando ci siamo trovati di fronte a questa emergenza Covid? Beh, allora, questa la saltiamo, scusate. Passiamo alla slide successiva. Allora, durante l'emergenza Covid, di fatto, nella prima fase, se voi ricordate, i pazienti venivano ricoverati in ospedale, molti andavano in terapia intensiva, il primo passaggio era un passaggio più o meno in pronto soccorso, che si è, i reparti di pronto soccorso si sono saturati rapidamente, e da questo reparto andavano in terapia intensiva per i casi più gravi. Nella prima fase l'assenza di altre terapie rendeva l'ossigeno l'unica terapia o comunque l'unico sussidio da fornire ai malati, che purtroppo andavano rapidamente in una condizione di emergenza grave, quindi andavano in terapia intensiva. E quindi di fatto la prima richiesta alle aziende del nostro settore è stata quella di potenziare gli impianti dell'ospedale, perché impianti studiati per servire un reparto di terapia intensiva, diciamo di 10-20 letti, più uno o due reparti che avevano pazienti che usavano saltuariamente ossigeno, si sono trovati ad avere pazienti dell'ordine di 5-10 volte la normalità del caso. Quindi le nostre aziende sono intervenute giorno e notte a cambiare quei bomboloni che avete visto per aggiungere nuove capacità, cambiare tutti i sistemi di sicurezza, perché l'erogazione più alta di questo prodotto imponeva l'adeguamento dei sistemi di sicurezza, e quindi tutta un'attività negli ospedali di potenziamento. Voi avete visto, sicuramente sentito parlare dei vari ospedali che sono anche nati nelle fiere, quello di Milano e quello di Bergamo sono stati quelli più raccontati, però in generale tenete presente che il nostro settore ha fatto circa 100 rifacimenti o potenziamenti nel giro di 3 settimane, cosa che in un anno le aziende normalmente ne fanno, se va bene, 10-20. Quindi nell'arco di 2 settimane abbiamo concentrato 10 volte l'attività circa che facciamo in tutto l'anno su tutto il territorio nazionale. Poi c'è stato, passato questa prima fase di saturazione delle strutture emergenziali all'interno degli ospedali, siamo arrivati al 14 di marzo, grosso modo, e specialmente nella zona di Bergamo, direi quasi essenzialmente e unicamente la zona di Bergamo e Cremona, in una situazione di overload delle strutture sanitarie, e quindi la struttura sanitaria ha cominciato a mettere a domicilio le persone che non poteva più prendere negli ospedali, in strutture ospedaliere. Nel grafico che vedete qui a destra è rappresentato un po' la situazione di attivazione di nuovi pazienti giornaliera per la zona solo di Bergamo, l'ATS di Bergamo. Questa è una fonte semi-ufficiale, nel senso che non è pubblico, ma è la realtà. E quindi, come vedete, noi siamo passati come comparto da un'attivazione base di 10 pazienti al giorno, o uno o due pazienti al giorno è la condizione normale, a un picco, per esempio il giorno 26, di 409 attivazioni. Quindi cosa è successo? Noi di fatto, di fronte a questa emergenza epocale, ci siamo attivati. Nel caso specifico la zona di Bergamo era servita
proprio dal nostro gruppo, dell'Early Kid, però tutto il settore si è associato, si è dato una mano e quindi tutto il settore si è messo a disposizione delle organizzazioni, l'autorità, intendendo l'ATS, cioè l'autorità sanitaria, ma con il supporto dei carabinieri e della protezione civile, in modo da poter assecondare attivazioni nel più alto numero possibile. È stato un periodo di 15 giorni terribili, che per fortuna si è moderatamente esaurito nelle due settimane successive, ma che ha prodotto nella popolazione sicuramente un senso di disagio e di ansia notevole, perché in quei giorni tenete presente che tutte le aziende hanno spostato i dispositivi di tutta Italia in quella regione, quindi ci è voluto il tempo di spostare questi dispositivi, questi bombole, eccetera. Abbiamo estratto da tutto il circuito industriale quanti contenitori possibili e poi il nostro personale giorno e notte portava in nuove case, nuovi pazienti, e istruiva come usare questi dispositivi. Ovviamente, una volta attivato un paziente, poi bisognava rifornirlo, e il consumo di ossigeno di un paziente Covid è molto più alto rispetto a un paziente in ossigenoterapia. Quindi ha voluto dire, dal punto di vista strutturale del nostro mondo, non solo attivare così tanti pazienti, ma in più rifornirli con una rotazione di dispositivi, cioè ritiro del vuoto per riempirlo presso i nostri centri e riportarlo a disposizione, uno sforzo logistico immane. Noi abbiamo lavorato giorno e notte per tutti quei giorni, siamo stati aiutati dai carabinieri che si sono adoperati ad andare a cercare i contenitori vuoti, perché c'è stato un momento che non avevamo più i vuoti da riempire per renderli disponibili ai pazienti. E intanto la slide avete sicuramente avuto modo di leggerla, insomma l'evento è stato sicuramente epocale. Dottor Cremonesi, poi dopo le chiederò che cosa vi ha insegnato per il futuro questo. Sì. Adesso invece vorrei ascoltare un altro punto di vista, il punto di vista di un grande gruppo che ha come missione quello di portare la salute attraverso l'alimentazione al maggior numero possibile di persone. Quindi qui ben trovato a Fabrizio Gavelli. Io so che, almeno credo che la vostra vision One Planet, One Health in questo periodo di emergenza, di crisi sanitaria sia stata estremamente rilevante, e so che hai anche una bellissima notizia da condividere con tutti noi e nella fattispecie con la dottoressa Chiesi, perché condividete un percorso, quindi ti lascio con questo compito, con questo piacere di condivisione con noi. Grazie Caterina, grazie a tutti per l'intervento, per l'invito, e ho ascoltato gli interventi di chi mi ha preceduto con grande attenzione. La notizia è che da venerdì gli shareholders di Danone hanno ratificato, se vogliamo, confermato il fatto che Danone è diventata la prima azienda quotata in Francia che, secondo la legislazione francese, è diventata entreprise à mission, che è sostanzialmente un cambiamento di statuto molto simile a quello che nel 2016 era stato concesso, diciamo, alle aziende italiane, era stata data come opportunità alle aziende italiane di diventare una società benefit. Danone, con le sue tre società in Italia, Danone Meli e Nutricia, era già diventata nel febbraio del 2020 società benefit, ma il fatto che, diciamo, la casa madre sia diventata venerdì Entreprise à Mission, per noi è una conferma e una direzione ancora più importante. Sicuramente tante delle persone collegate sapranno che il percorso di Danone non è iniziato in questi mesi, è iniziato probabilmente in un famoso discorso di Marsiglia che tante persone conosceranno, del 1973, in cui il fondatore di Danone, Antoine Riboud, aveva detto che la responsabilità delle aziende non si fermava ai cancelli delle fabbriche, ma continuava. E per cui quello che è successo venerdì per noi è per noi in azienda, che ovviamente viviamo questa missione
e cerchiamo di raccontarle, di trasferirle ai nostri partner, ai nostri clienti, a tutti coloro che fanno parte del nostro mondo di stakeholders, per noi è un passo importantissimo. E quindi che è poi riassunto in quello che giustamente dicevi tu, Caterina, One Planet, One Health. Questo, diciamo, come cappello e come introduzione. Se caliamo questo nel fatto che questo riconoscimento, questo, diciamo, cambiamento di statuto è avvenuto, e questo riconoscimento dei shareholders è avvenuto in un momento così particolare come il Covid, ovviamente, se vogliamo, il cerchio si chiude. Per quanto riguarda l'esperienza del Covid, io per Danone voglio raccontare quello che è successo nel mondo della nutrizione dell'adulto, e che è senz'altro molto collegato a chi mi ha preceduto e ha raccontato quello che sono stati i giorni delle terapie intensive in Italia, caldissimi, nei mesi di marzo e di aprile, quando c'è stato il picco. Noi facciamo nutrizione enterale, con supporti nutrizionali per persone che sono in particolari situazioni di necessità. E un dato fondamentale da cui noi siamo partiti in questi giorni è che abbiamo notato che i pazienti Covid in terapia intensiva perdevano 1 chilo di massa muscolare al giorno, cioè una cifra impressionante. Quindi avevano bisogno di un intervento nutrizionale particolarmente adeguato. E da qui cosa è successo? Abbiamo iniziato una serie di studi clinici e di studi osservazionali in 15 paesi di tutto il mondo, investendo oltre 1 milione di euro per diciamo avere dati che poi portassero a un intervento terapeutico molto più avanzato di quello che era il protocollo iniziale, per far sì che durante la terapia in ICU e nel post ICU ci fosse un intervento nutrizionale adeguato, per cui abbiamo sviluppato un protocollo con il dottor Caccialanza dell'ospedale di Pavia, che poi è diventato un protocollo di tutta Italia, anche di tanti altri paesi europei, perché poi l'Italia è il paese che, come ben sappiamo, in Europa ha avuto i casi più diciamo all'inizio della pandemia europea, e con orgoglio possiamo dire che questo protocollo è stato poi andato in tanti altri paesi, per far sì che il post ospedalizzazione permettesse alle persone che dovevano recuperare massa muscolare, soprattutto ai pazienti anziani che dovevano ritornare alla propria vita di tutti i giorni, potessero farlo in condizioni che sapevamo non essere per nulla facili, perché chi anche ha conoscenti o amici o parenti che hanno vissuto questa situazione sanno che il decorso è molto complicato. Quindi per me il punto chiave, se posso unire quello che è il nostro percorso di Benefit Corporation, quello che il Covid ci ha insegnato e quello che vediamo noi come la nostra missione di portare la salute attraverso la nutrizione al maggior numero di persone possibile, è che la nutrizione da scienza di serie B, se mi può essere consentito questa ultra semplificazione, perché la nutrizione non viene sempre considerata una scienza alla stregua di tante altre, è in questi mesi diventata una scienza vera, perché si sono avvicinate al mondo della nutrizione anche con grande apertura, con grande umiltà, se vogliamo, anche medici e branche della medicina che fino all'altro ieri non la conoscevano a fondo, per cui tutti gli intensivisti, i neurologi, i geriatri, gli stessi medici generici hanno capito quanto avere un intervento nutrizionale fosse fondamentale per un recupero più rapido dei pazienti. Oltre a ciò volevo collegarmi come ultimissima cosa anche al fatto che noi facciamo anche nutrizione per bambini, soprattutto anche per bambini con malattie rare, con malattie metaboliche, e quei giorni sono stati caldissimi anche per noi. Io ho ricevuto da alcuni centri la telefonate dicendo: noi abbiamo bisogno dei vostri prodotti ma ci devono arrivare in 2 ore, e quindi tutto il sistema, come sappiamo, tutta la filiera, oltre che produttiva, per cui sappiamo che gli stabilimenti hanno lavorato con ritmi impensabili, ma anche tutta la struttura logistica è stata messa a grandissima prova in questi mesi, e credo che abbia reagito nel sistema Italia in maniera brillante.
Grazie, grazie mille Fabrizio. Io un altro aspetto per seguire il tuo ragionamento, quello di essere vicino ai pazienti in un momento così difficile, vorrei che fosse il dottor Brocher, che è presidente e amministratore delegato di Ipsos, a raccontarcelo. L'azienda è una multinazionale nata in Francia, credo più di 100 anni fa, presente in tantissimi paesi, e occupandosi di prodotti di oncologia, neuroscienze, endocrinologia e anche malattie rare, immagino che in questo periodo si sia trovato particolarmente coinvolto in una necessità di assistenza costante e presente sui propri pazienti. Ecco, chiedo a lei di raccontarci proprio questo, che cosa è stata la sua esperienza e che cosa a livello proprio organizzativo ha dovuto affrontare. E grazie per l'opportunità. Allora, noi quando ci siamo come tutti ritrovati in questa crisi, siamo un'azienda più commerciale qua in Italia, non abbiamo nessuna produzione, non abbiamo nessun farmaco direttamente legato al trattamento del Covid, e quindi ci siamo ritrovati con la domanda: ma cosa possiamo noi, come attore responsabile, dare il nostro contributo in questo periodo? In più era molto chiaro per noi che l'atteggiamento che avremo durante questo periodo sarà così che saremo percepito poi dal mondo esterno, anche dall'interno dell'azienda, che è il momento di crisi che si rivela la natura reale delle organizzazioni. Quindi vado molto velocemente, ma sulla parte interna, comunque, che era un focus molto chiaro di proteggere tutti i dipendenti, subito tutti in smart working già dalla prima settimana di fine febbraio, ma più importante, al di là delle donazioni che noi abbiamo potuto fare, ma come tutte le aziende responsabili hanno potuto fare, voglio dire, noi da questo ragionamento di ma cosa noi possiamo fare, ci siamo veramente partiti dai bisogni dei nostri pazienti, e quindi prendendo in considerazione la fragilità di questi pazienti oncologici, ci siamo detti: ma abbiamo questo farmaco in particolare per il cancro del rene, dove i pazienti fragili che non vogliono più tornare in ospedale, qua era un farmaco, una terapia orale, abbiamo detto: ma perché non mettiamo in piedi un programma per consegnare direttamente questo farmaco ai pazienti, così evitiamo passaggi inutili nelle strutture ospedaliere, che in questo momento era, non so se era necessariamente pericoloso, però comunque c'era questa percezione e questa paura. Quindi per mantenere la continuità terapeutica, di solito per mettere un programma così in piedi ci richiede mesi e mesi, qua l'abbiamo fatto in 2 settimane. E quindi è questo tipo di iniziative, voglio dire, che la Pharma, perché non soltanto Ipsen ha avuto questo tipo di iniziative, ma che la Pharma nel tutto il suo insieme è riuscita a mettere in piedi. Grazie, dottor Brocher. Quindi io qua mi porto a casa 3 elementi importanti: quello di essere stati rilevanti, di essere stati veloci e di essere stati vicini al cittadino. Qui non uso la parola paziente, perché il paziente, cioè a tutti noi, nel senso che c'era e c'è bisogno di una vicinanza e di una rassicurazione di valore. Tutto questo porta la vostra industry ad avere una grande responsabilità legata alle strategie future, in termini ovviamente di scelte di business, ma anche di azioni sociali, sostenibili e ambientali. Quindi io vorrei che voi ci raccontaste che cosa questo vi ha insegnato e che cosa vi portate verso per il futuro. Io qua lascio la parola alla dottoressa Chiesi prima di tutto. A lei anche il fatto che ha un grossissimo commitment, quello di rappresentare in un modo o in un altro una delle eccellenze delle aziende italiane al mondo. Quindi, oltre ad un impegno di business e sostenibilità, è anche di rappresentanza del meglio del nostro Made in Italy. Quindi a lei che cosa si porta a casa e che cosa ci vuole lasciare, cosa vuole e su quali elementi investirete per il futuro? Allora, l'emergenza Covid purtroppo ci ha insegnato alcune amare lezioni, e è molto importante che tutti quanti ne facciamo tesoro affinché possiamo da un lato combattere efficacemente questo nemico e dall'altro
ripartiamo senza commettere magari gli errori fatti nel passato. I temi, le maggiori crisi che il pianeta sta affrontando con o senza Covid. Una è una crisi sociale, cioè l'aumento delle disuguaglianze nella nostra società. L'altro è una crisi climatica. Che cosa dobbiamo imparare dal Covid anche come azienda farmaceutica, come sistema sanitario in genere? Prima di tutto proteggere i deboli. Secondo me il Covid ci ha veramente insegnato che dobbiamo occuparci di chi ci sta vicino, delle fasce di popolazione più deboli, e in questo caso, nel caso del Covid in particolare, sappiamo che sono le persone anziane, sappiamo che sono le persone con determinate malattie concomitanti, sappiamo che sono le persone altamente esposte al contatto umano, quindi per esempio gli infermieri. Sappiamo che sono le persone magari che vivono in situazioni di alta densità abitativa, pensiamo a molte situazioni in cui versano gli immigrati che si trovano in Italia, e sicuramente le popolazioni a basso reddito. Il punto è che queste fasce di popolazione in realtà sono spesso sovrapposte, quindi dobbiamo occuparcene, dobbiamo proteggerli, e questo può permettere anche alla società di convivere, di ritornare ad una certa normalità nelle relazioni e negli stili di vita, ma mettendo in sicurezza queste fasce di popolazione. E per quanto riguarda la sanità, bisogna trovare delle alleanze virtuose tra tutti gli attori del sistema. Ora, è stato molto interessante sentire 4 aziende diverse che hanno agito in maniera autonoma, senza essere coordinate da nessuno, cercando di fare più velocemente possibile la cosa più giusta. A mio avviso, in futuro, è bellissimo che succeda ancora questo, ma sarebbe veramente auspicabile se tutte queste azioni fossero concertate, se ci fosse un sistema sanitario che funziona a livello complessivo, a livello direi proprio comunitario, per far fronte a queste situazioni. Il secondo tema per me rimane fortissimo, quello della crisi climatica. Ripartire sì, ma non possiamo ripartire esattamente come prima, perché continuiamo a fare gli stessi errori. Ora, la pandemia e l'emergenza climatica hanno delle affinità, e la pandemia ci ha insegnato, tutto sommato, che a molti aspetti del nostro precedente stile di vita possiamo rinunciare anche abbastanza facilmente. Dobbiamo affrontare l'emergenza climatica con la stessa urgenza e con la stessa determinazione con cui abbiamo affrontato la pandemia, perché la pandemia è solo un piccolo assaggio di quello che una vera crisi climatica ci farà passare se non ce ne prendiamo cura. Quindi, a mio avviso, servono aziende virtuose come sono le società benefit, l'entreprise à mission, le B Corp, mi piace molto essere accomunati in questo senso, quindi aziende virtuose che utilizzano il proprio business come forza positiva nella società, però non basta, non è sufficiente. Abbiamo bisogno di leader politici che ci diano un chiaro indirizzo, che abbiano il coraggio di prendere posizione, di vedere quello che succederà nel 2050 in maniera tale da prevenirlo e agire fin da subito, ponendosi degli obiettivi non al 2050 ma al 2030. Abbiamo bisogno di una comunità europea, di un'Unione Europea forte e prenda una decisione come unione, e non come singoli stati che vanno in direzioni diverse su questo tema. E abbiamo bisogno anche, a mio avviso,
di un'organizzazione delle Nazioni Unite ancora più con caratteristiche di leadership ancora maggiore rispetto a quello di Erne. Viviamo in un sistema interconnesso, dobbiamo agire come sistema, sia per far fronte alla pandemia, sia per far fronte alla crisi climatica. Grazie, dottoressa, estremamente chiaro, grazie davvero, da fare tesoro. Prima di passare la parola ad un'altra persona, chiedo ai nostri, a chi è collegato, se desidera fare delle domande, c'è una chat, può scrivere le domande in chat e noi saremo assolutamente a disposizione. Allora, qui questo discorso del sistema interconnesso, della responsabilità e ovviamente della protezione dei deboli è qualcosa che ovviamente lascia un grande commitment alle singole aziende in maniera completamente ovviamente diversa rispetto alla loro realtà. Ed è per questo motivo che chiedo a Fabrizio direttamente, voi come grande gruppo internazionale che si occupa di nutrizione, cosa pensate di impegnarvi da qua in poi? Qual è il commitment avete deciso di avere da adesso in poi, se non seguendo magari quello che già avevate? Bene, grazie mille dello spunto di nuovo, e ovviamente è un piacere collegarmi a Maria Paola Chiesi e a quello che ha detto lei in questo momento, perché io ovviamente sono stra d'accordo. E oggi le aziende devono, non possono, farsi carico di alcuni problemi sociali ed avere una responsabilità sociale oltre a una responsabilità economica. Questo lo devono fare capendo da sole con tutto il sistema, che vuol dire anche con il mondo politico, qual è il modo migliore per farlo. E questo è collegato alla convinzione che le aziende che non vorranno perseguire, assieme agli obiettivi economici, anche obiettivi sociali, in questa situazione non facile di pandemia e di crisi climatica post-pandemica, di cui sono d'accordissimo, abbiamo avuto un semplice assaggio, avranno vita sicuramente molto più complicata, ma questo onestamente non è una cosa che mi piace pensare, è una cosa che secondo me tutto il mondo economico, sociale, politico stanno realizzando in questi giorni. Che cosa vuol dire tutto ciò? Vuol dire che noi come azienda, per rispondere esattamente alla tua domanda, Caterina, come azienda stiamo considerando due problemi sociali enormi del paese per i quali vogliamo contribuire, vogliamo creare un modello e vogliamo esportarlo. Il primo è quello della bassissima natalità di questo paese. Noi nel 2011 abbiamo iniziato un percorso di parental policy che è diventato un modello per molte aziende, per le istituzioni. Io personalmente ho incontrato tante volte la ministra della famiglia Bonetti, è venuta anche a visitarci nella nostra sede di Milano, avevo incontrato anche il precedente ministro della famiglia, quindi al di là di ogni direzione politica, e con grande orgoglio il recente Family Act ha preso spunto da tantissime delle cose che noi nei 9 anni precedenti abbiamo fatto all'interno della nostra azienda. Ora vogliamo lavorare su un'altra direzione, in un altro grossissimo problema sociale dell'Italia, dell'Europa, probabilmente del mondo, che è la cura dell'anziano. E quindi stiamo iniziando adesso una caregiver policy interna che vuole fare esattamente quello che abbiamo fatto con la parental policy, cioè cercare di capire quali sono gli strumenti da utilizzare internamente, le azioni, le strade da percorrere internamente con i nostri collaboratori, con il mondo politico, con il mondo scientifico. Ho parlato di nutrizione per l'anziano insieme al centro di Pavia e di tanti altri in Italia, quindi come riuscire a creare un sistema che renda l'anziano non un problema sociale, perché oggi è così, ma ovviamente un valore enorme per la nostra società. Quindi queste sono le due cose sulle quali noi ci stiamo focalizzando e sul quale non si può non fare sistema, perché si deve lavorare assieme. Chi ovviamente sta già percorrendo queste direzioni è
con grande piacere, diciamo, benvenuto in questa direzione, perché queste cose da sole sono ben difficili da creare e solo se si fa sistema assieme si può trovare una direzione per cercare di risolvere. Grazie mille. Grazie Fabrizio. Dottor Brocher, voi quindi come farete tesoro di questa relazione mi passi il termine, di vero, vero servizio che avete sperimentato in questo momento con i vostri pazienti? Credo che sia un elemento importantissimo. Da adesso in poi che cosa farete? Allora, mi collego a quanto diceva Fabrizio, quindi sul tema degli anziani, ma soprattutto, e lo estendo a tutta la gente che ha patologie croniche, che la crisi Covid ha comunque dimostrato sul sistema sanitario nazionale, che la gestione del paziente cronico, quando c'è stato il problema, tutti hanno voluto comunque andare in ospedale, e perché la rete territoriale non è oggi in capacità di gestire veramente come dovrebbe riuscire a gestire tutta questa popolazione. Quindi queste crisi ci aiutano comunque a vedere emergere questi punti di inefficienza nel sistema. Quindi noi come azienda, con il nostro piccolo che possiamo fare per agire in questo mondo, quello che continueremo a fare comunque è avere un dialogo costante con le associazioni pazienti, soprattutto per esempio nel mondo delle neuroscienze, dove sappiamo che per esempio per i pazienti post-ictus che sviluppano una spasticità, che è una condizione che veramente impatta tantissimo la qualità di vita dei pazienti e di tutti i loro caregivers, lo sappiamo che oggi, perché abbiamo parlato con i pazienti, che c'è un'inefficienza mostruosa nel percorso di questi pazienti. Quindi questo è un'idea, è un tema, e che vogliamo andare a indagare, veramente andare fino alla fine di capire il perché di tutte queste inefficienze, per poi avere una discussione con il personale politico di tutto il paese per dire: qua abbiamo visto un problema, possiamo utilizzare le risorse di tutti in modalità molto migliore, e credo che risolvere così problemi per problemi, partendo dal paziente, è così che riusciremo a rendere tutto il sistema più efficiente. Grazie, e qui mi viene immediatamente una domanda per il dottor Cremonesi, perché sia lei che la dottoressa Chiesi avete parlato di un'alleanza virtuosa del sistema. Chi meglio di lei, dottor Cremonesi, ci può aiutare a capire che cosa forse va migliorato, pubblico, privato, burocrazia, cioè che cosa? Lei credo che abbia avuto un'esperienza sul campo estremamente complessa in questo. Quindi qual è il suo augurio, il suo commitment in questo ambito per il futuro? Ma guardi, io diciamo in questo momento siamo molto impegnati più sul breve periodo, che purtroppo diventa quasi un periodo infinito con la nostra controparte della pubblica amministrazione. Io sono anche presidente di Assogastecnici, quindi mi muovo anche a titolo di tutte le aziende del comparto. Il periodo di emergenza ha sicuramente insegnato due cose. Primo, che la burocrazia è la tomba delle nostre possibilità. Secondo, che se non rimuoviamo questi vincoli non andremo da nessuna parte. Parlando in questo momento di assistenza ospedaliera o domiciliare, ci sono un insieme di problemi. Poi il tema si estende a tutto quanta la sanità della nostra economia anche. Quindi oggi, nel brevissimo, perché è urgentissimo, stiamo lavorando molto su tutti i fronti affinché vengano semplificate le nostre procedure. Semplificate senza far diminuire la sicurezza dei pazienti, di tutta la nostra società, ma anche utilizzando l'evidenza palese di questo periodo di emergenza come testimonianza che le cose si possono fare bene senza quel substrato burocratico ottocentesco che il nostro Stato ormai si è costruito. Le faccio un esempio a tutti, abbastanza banale, ma i colleghi che vivono nel mondo farmaceutico lo conoscono.
noi oggi abbiamo tutta una struttura di controllo della qualità che non ha minimamente recepito il fatto che si possa lavorare in forma remota. Tutte le aziende si sono messe in smart working, la pubblica amministrazione si è messa in remoto, ma le procedure sono ancora ampiamente o cartacee o di presenza. Ecco, questo substrato produce una disefficienza incredibile che quando eravamo in emergenza abbiamo dovuto rimuovere per forza. Abbiamo avuto un sacco di provvedimenti specifici di cancellazione di norme o di apertura di possibilità per il periodo Covid. Però tenete presente che questo periodo Covid, quando verrà dichiarato finito, e io spero nei fatti presto, ma possiamo immaginare se non ci sono recrudescenze a fine estate, quando verrà rimosso noi ritorneremo pari alla condizione pre-Covid. Quindi tutte quelle prescrizioni rilassate in questo periodo torneranno valide. Questo diventerà un disastro per tutti, perché ritorneremo a fare moduli di carta, dossier da sottoporre a ispezioni o certificati che non vengono emessi dalla nostra controparte, in questo caso, che è la pubblica amministrazione. Quindi oggi io credo che tutti, nel breve, ma è un breve di sopravvivenza, dobbiamo adoperarci per spiegare che la struttura dello Stato deve evolvere per forza. Perché sennò anche chi farà dispositivi medici nuovi, farmaci nuovi, non potrà mai renderli disponibili. Noi abbiamo degli dispositivi medici, sapete la storia dei ventilatori, abbiamo dei dispositivi medici che attendono ancora oggi di poter essere utilizzati, pur essendo utilizzabili. Quindi questo è un po' il breve, mi lasci dire, molto pragmatico, molto crudo. Ma se non cambiamo alcune micro leggi, siamo morti. Molto, molto condivisibile. Ci sono due domande. Io la leggo e poi lascio a ciascuno di voi la possibilità di rispondere chi desidera. Allora, buonasera. Il Covid impone a tutti noi una nuova volontà, impegno evolutivo importanti. Come procedere per il futuro? Quali punti più urgenti su cui lavorare? Quindi abbiamo visto l'ambiente, abbiamo visto, cioè ci sono da un punto di impegno evolutivo importante, quali sono secondo voi gli elementi veramente chiave da considerare? La dottoressa Chiesi parlava in maniera molto forte del tema del climatico. Quali sono gli altri? Gli anziani sono stati sottolineati ovviamente dal dottor Gavelli. Quali sono altri elementi secondo voi? Ma posso rispondere io per la parte che conosco più direttamente, cioè quello che noi abbiamo visto che è successo nei mesi del Covid e ci piacerebbe che continuasse ovviamente come tendenza per essere più pronti a un'emergenza, è uno screening della persona che entra in ospedale più accurato di quanto non è avvenuto fino adesso, perché ad esempio in Italia non esiste un protocollo di screening nutrizionale all'entrata di qualsiasi tipo di paziente. La nutrizione non è rimborsata, è l'unico grande paese europeo in cui non è rimborsata e quindi tutto il percorso è estremamente complicato. Quindi secondo me ci sono due direzioni se parliamo di ambito sanitario, poi se lo allarghiamo è ancora più complicato. La prima è far sì che gli ospedali italiani siano pronti come protocolli e come, diciamo, comprensione dell'importanza dei prodotti, non come costi nel breve periodo, ma come risparmi per la struttura sanitaria nel medio-lungo. Questo è il primo tema. Il secondo, che è stato affrontato da molte persone, è avere una preparazione del territorio più accurata. Questo ovviamente è un problema enorme, ma non si può prescindere da questo per trattare problematiche come quello del Covid. Sono state scritte tantissime, diciamo, opinioni da parte di medici di altissimo livello, perché se noi avessimo da un lato curato territorialmente le persone in maniera più accurata, il Covid sarebbe stato meno presente all'interno di alcune strutture, alcune istituzioni. Questo è quello che mi sento di dire. Bene, grazie mille. Dottoressa Chiesi, vedo che vuole prendere la parola.
Ma io faccio un discorso un po' più generale. Abbiamo parlato di aziende virtuose, abbiamo parlato di società benefit, eccetera. Purtroppo queste aziende sono non solo ancora una rarità, se pensiamo che Chiesi, finché Danone non diventerà B Corp, è la più grande B Corp europea, e non siamo certo una grandissima azienda, insomma, siamo una media azienda. Il tema è che oggi è ancora, da un punto di vista normativo, più facile essere non virtuosi che essere virtuosi. Quindi a mio avviso una cosa assolutamente necessaria per il futuro è che ci sia un complesso normativo che renda le aziende obbligatoriamente virtuose. Chi inquina paga, chi inquina non può più inquinare. Ho fatto un esempio solo sull'inquinamento, ma la stessa cosa è per chi discrimina, per chi si macchia di schiavismo anche al giorno d'oggi, per chi non porta avanti programmi di lotta alla disuguaglianza, per esempio. Quindi secondo me ci vuole un impianto normativo che obblighi le aziende a essere virtuose, e chi non è virtuoso vada fuori dal sistema, non viceversa. Attualmente è un po' così. Basti pensare ai protocolli per chi coltiva biologico, è molto più difficile diventare un'azienda agricola bio che non restare un'azienda agricola inquinante. E questa è un'aberrazione del nostro sistema. Grazie. Concludiamo con un'ultima domanda, che è una domanda di speranza organizzativa, se vuoi procedurale. Pensate che dopo questa emergenza, dove è emerso il valore e l'essenzialità dei servizi offerti da voi e da altre aziende del settore, le istituzioni e i governi cercheranno di stringere delle collaborazioni per potersi assicurare l'immediatezza dei vostri servizi e prodotti in caso di un'altra ondata di Covid? Quindi qua ci sarà un cambiamento ed una progettualità differente? Avranno imparato? Secondo voi? Dottor De Fabio? Sì, ma su questo sono io un naturale abbastanza pessimistico. Quindi per me sempre la realtà è che quando ci sono fasi di cambiamento, innovazioni arrivano quando non c'è ancora un quadro legislativo o di regole ben chiaro, e poi dopo il pubblico si adatta facendo uscire tutte le leggi e ulteriori vincoli. Quindi io mi aspetto piuttosto una cosa del genere, piuttosto che un movimento verso un partnership più sviluppato. Però spero di non avere ragione, sì. Anche voi la pensate così? Dottor Cremonesi, anche lei? Guardi, siccome io sono abbastanza, mio malgrado, frequentatore degli ambienti che dovrebbero farci da interlocutori, sono purtroppo molto pessimista, perché c'è una miscellanea di disattenzione totale a questo tema e di attenzione assoluta di tutta i nostri interlocutori a un bilancio di brevissimo periodo, di quando andiamo in Camera domani a presentare la legge, come si riequilibrano le nomine dei grandi gruppi, che sono le ultime vicende che hanno alimentato le polemiche politiche. Dobbiamo nominare il signor tal dei tali e quindi litighiamo su dei temi meno edificanti. Purtroppo l'attenzione della nostra controparte a questi temi, anche dopo l'evidenza, è quasi inesistente. Noi stiamo facendo presente tante situazioni che richiedono assolutamente un intervento, ma non c'è, purtroppo fino a stasera non è così. Mi dispiace testimoniarlo. Poi la società civile deve fare la sua parte mettendo attenzione e pressione, però il senso della scienza, della conoscenza, della proprio esecuzione di alcune attività non esiste. Purtroppo mi dispiace dirvelo, ma non c'è assolutamente
voi se guardate il decreto, gli ultimi decreti fatti, vi rendete conto della qualità degli interventi, insomma. Però magari li riuscite a leggere diversamente, questo infatti. Il futuro lo costruiamo ciascuno di noi, ma ovviamente dipende come, giustamente da come andranno molte di questi aspetti che sono un po' forse dipendenti un po' dalla società civile, ovviamente, come dice lei. Allora, io innanzitutto ringrazio tantissimo tutti voi di aver dato questo contributo, ringrazio Chambra di aver promosso questo incontro. Io lascerei tutti voi con una riflessione che mi porto a casa da quello che sono state le testimonianze. È proprio vero che noi viviamo in un mondo estremamente interconnesso. Questa emergenza sanitaria, questo contagio ci ha dimostrato come, ci ha fatto toccare con mano che l'agire di ciascuno di noi, la responsabilità di ciascuno di noi ricade immediatamente sugli altri. Quindi dal piccolo, dall'individuo alle aziende non dobbiamo dimenticarci questo. Qui l'abbiamo toccato con mano, il contagio ci ha insegnato proprio questo. Quello che io faccio ricade immediatamente sugli altri. E se sono anche, soprattutto altre categorie, ovviamente in difficoltà, quindi da proteggere, abbiamo una grandissima responsabilità come individuo, come istituzione e come aziende. Voi l'avete dimostrato in un periodo di difficoltà e sono certa che con il racconto che farete, occupandovi di comunicazione, di quello che metterete in campo un domani, qualche cosa si potrà cambiare, anche, dottor Cremonesi, spero, su chi è lì a far legge, dovrà rendersi conto che l'interconnessione poi è un dato di fatto e quindi quello che fanno ha una ricaduta molto importante. In questo caso, mi spiace dirlo, è stata una ricaduta estremamente dolorosa, quindi dobbiamo imparare da tutto questo. Grazie davvero a tutti e buona serata. Grazie Greta. Grazie mille. Grazie a tutti voi, grazie davvero per aver condiviso le vostre esperienze, i vostri punti di vista e spero di avervi presto ad un'altra tavola rotonda, perché abbiamo messo sul tavolo talmente tanti spunti di riflessione su diverse tematiche che spero di avervi ancora con noi per discutere. Te ne dirò, Greta. Senz'altro. Buona serata a tutti. Grazie, arrivederci. Buona serata.